Allora, sono qua in Solidworks e sono con il pezzo di Model Mania 2021 e volevo fare una considerazione sullo svuota. Come si vede, qua io se vado a sezionare, qua il pezzo è pieno tranne dove ho svuotato in modo come era sul disegno. Se adesso però vado a portare qua fino qua, ok. E se invece questo svuota vado a farlo prima dell'estrusione, vediamo cosa succede. Dunque, sposto il raccordo, sposto lo svuota. A questo punto sembra che non succeda niente, e non succede niente effettivamente. Ok, tutto come prima. Naturalmente, io avevo fatto in questa versione qua, avevo questo. Ok, dunque, qua è un pezzo unico, solo che c'era questo. Questo qua, che poi sono andato a risolvere col cancellafaccia. Ok? Sono andato a risolvere col cancellafaccia. Dunque non mi svuota. Cioè, nonostante ci sia ci sia teoricamente avrebbe dovuto svuotare, vabbè che lui arriva a 3 qua. Ok? Però teoricamente doveva svuotare questa parte qua. Invece con questo gradino che c'è qua e qua non me la va a svuotare. Ok? Non me la va a svuotare. Perché io poi ho risolto con cancellafaccia che lo vado a riempire. Ok? Vabbè, potevo risolverlo con un altro metodo. Vabbè, dopo quando uno ha fretta non è che. Però vabbè, andava bene anche con cancellafaccia. Se io allora a questo punto porto lo svuota prima, cioè porto il raccordo prima e poi vado subito a portare lo svuota, adesso mi svuota. Adesso mi svuota e difatti qua c'è il vuoto. Ok, vabbè che uno dice posso risolverlo, posso risolverlo. Sì, nel senso anche velocemente, andando qua a tasto destro, cancella faccia e patch, e me lo vado a svuotare. Però c'è anche questo problema che mi si crea questo, dunque, dopo devo andare a risolvere questo qua che poi vedere. Sì, no, questo si può tagliare l'immagine che io potevo andare a fare, sono tutto con corpus cancella, converti entità, vediamo, converti entità e poi andiamo a funzione, taglio estruso su questo, vediamo, ah perché poi io ho fatto qua, no? Passante entrambi, vediamo cosa viene e poi non riesco a farlo perché vabbè, comunque vediamo se mi fa. Ok, cosa della condizione geometrica, dunque non potevo neanche tanto andare a fare con questo cancellafaccia che mi creava problematiche. Vabbè, si può farlo in altro modo, però oggettivamente col cancellafaccia non è venuto. Ok, però non era questo, quello che volevo dire io era questo, che cancello qua, ok, che così non ho quel problema, che però è stranissimo, nel senso che cioè, questo, quando io sono prima del cancellafaccia, dunque ho questo. Ho questo angoletto qui che non sono andato a riempire e lui come se vedesse una cosa a sé stante, è difficile da capire perché lui comunque, cioè ok, qui lui non riesce a passare perché ha 5 e dunque non riesce ad andare a svuotare. Ok. Dunque lui arriva qui perpendicolarmente, trova 5 e non va a svuotare. Mentre se faccio col cancellafaccia, a questo punto lui ha. Perché lui arriva anche qui e
è a 5 e dunque teoricamente non doveva Ah, lui arriva, cioè nel senso, perché al di là che lui comunque anche qui, perché io se parto da qui, se gli dico lo svuota, parti da qui, sì, dopo mi viene in mente questo qui di poterlo risolvere in un'altra maniera, sì, questo qua si poteva poi risolvere comunque, sì, adesso mi è venuto in mente un altro più veloce. Però adesso non volevo parlarne. È certo che è strano, nel senso non riesco a capire perché se io porto di qua, lui non me lo svuota. Se io porto di qua, me lo svuota e se porto di qua, non me lo svuota. Perché qui comunque qui è bloccato e non dovrebbe andare su, ma praticamente lui riesce ad andare su 5-5, però lui dunque si trova, però se ho questo cancella faccia qui, allora vuota prima, adesso ok. Se io metto il cancella faccia prima, cioè vado ad unire e qua invece svuota, ok, lui si incontra qui e non ce la fa. No, è difficile capirlo, nel senso, è semplicemente quello, per me risulta estremamente difficile capire come mai se c'è la superficie unita lo fa. Perché comunque è unito qui. Dunque bisognerebbe capire l'algoritmo come fa, perché vado a svuotare qui e qua mi lascia perché c'è. Qui non va, qui lui prende una superficie e dunque teoricamente lui dovrebbe andare da qui a... Perché bisognerebbe capire che cos'è questo, nel senso se io vado a fare schizzo, ok, vado a fare schizzo e vado a fare un offset di 5, cambiamo direzione, ok, qua è col coso, qui rimane, comunque lui dovrebbe tagliarmi questo qua. E invece non lo fa, perché lui questo qua dovrebbe svuotarlo, come fa invece con l'altro. Certo, se io qua questo rimane un pochino, però non è quello, bisognerebbe proprio capire come mai è stranissimo. Vabbè, una considerazione. Strana, vabbè. Comunque spero di essere stato utile. Ecco, è interessante questa cosa qui che non va a svuotarlo, in realtà doveva andare a svuotarlo, perché almeno qui, perché lui doveva entrare dentro di 5 con questa superficie, qua sopra, ah. Forse è così il discorso, perché se io metto qui, mi metto qua e poi mi metto a metà, ok, andiamo a creare un piano, inserisci geometria di riferimento piano e andiamo a trascinarlo più o meno qui, vediamo se riesco a portarlo su, ok, a questo punto io ipotizziamo, mettiamolo qua, che non so neanche perché bisognerebbe metterlo, mettiamolo qua invece il piano. A questo punto se io faccio così, il converti entità, verrebbe una cosa del genere. Entità di offset 5 direzione contraria. Diventerebbe così. Così, 5.
E dunque, lui dovrebbe tagliare. Ma lui cosa ha preso però? Questo cosa ha preso? Ha preso questo qui però. Non va bene, aspetta. Ha preso questo, è un po' più. Sarebbe un po' più. Questo mi succede così. Se invece io fossi in condizione col cancella faccia, allora andrei qui. Entità di offset, torno sul 5, direzione contraria, mi dà lo stesso risultato. Mi dà lo stesso risultato. Boh. Sinceramente è difficile capire come mai, è stranissimo, come mai. Se io avevo, se il cancella faccia lo metto qua, lui non mi va a svuotare. Cioè, se io, allora, se metto il cancella faccia, lui mi svuota, e se invece porto il cancella faccia qui, lui non mi va a svuotare. Beh, è difficile capirlo. Va bene, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.